Segnali di inversione di rotta della spirale recessiva. Ci si avvia verso il superamento della crisi. Parola ai cittadini. Inchiesta del videogiornale. Dario Piparo. La recessione è finita, adesso si risalirà la china. Queste le parole del ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni, accompagnate poi da quelle del premier Enrico Letta. Letta che ha parlato di necessità di stabilità, cioè tradotto, di continuità del suo governo. Le crisi dai tempi dei tempi sono cicliche e questo ciclo inizia con un boom iniziale dove il PIL cresce in modo esponenziale, poi una fase di recessione dove invece cala. Terza fase è la depressione economica, fase nella quale ci troviamo, e infine si assiste alla ripresa. La ciclicità non è comunque scientifica, ma soprattutto nonostante le parole di Saccomanni e Letta, i dati non fomentano di certo l'ottimismo. Il PIL cala per l'ottava volta consecutiva, secondo stime Istat, mentre la disoccupazione continuerà a crescere. Per la fine del 2013, supponibile la perdita di circa 400.000 posti di lavoro, portando i disoccupati a quota 3.600.000. Tutti i dati che comportano, anche tra gli agrigentini, un pessimismo ancor più difficile da estirpare, che più che pessimismo, probabilmente qualcuno chiamerà realismo. Pensa che si potrà uscire dalla crisi in tempi brevi? Ma ci vorranno i tempi per uscire dalla crisi. Non la vede semplice come vita? No, no. Loro dicono che entro il 2014 si eleva la crisi, ma la crisi è semplice. Tiranno con questo passo, si la legge scende da basso, perciò tiranno con questo passo, ma la crisi c'è sempre. E grazie le pigliò tutti i che sono 1.000 a 1.000.000, compiglia legge, compiglia 15.000 euro, potremmo fare, io ho 400 euro di pensione miserabile. Quindi sostanzialmente lei non ci crede? No, non ci credo, è inutile, qui su Apeca se dici. Assolutamente no. Lei non crede quindi in tempi brevi in una ripresa? Ma almeno qua dalle nostre parti no, almeno guardi passeranno una decina d'anni. Sì, io penso di sì. Anche dalle nostre parti? Certo. Deve partire l'economia. Agrigento in questo momento c'è poca economia. Se ripartirebbe il sistema ventennale come era l'Agrigento, il tutto può riprendere una piccola crescita, ma piano piano si va vedendo l'economia che inizia a salire. Si può in tempi brevi? Ma in tempi brevi non è semplice, diciamo, ci vorrebbe un po' di tempo. Non ci credo. Vede la possibilità di una via d'uscita alla crisi in tempi brevi? Non mi pare, in tempi brevi non si concilia con lo stato economico di questo paese. Non siamo ottimisti, ci sai? Sì, speriamo di sì, perché anche in Belgio non dobbiamo sarà, stare... C'è troppo crisi nel mondo, la crisi è terribile. Specialmente in Europa. Sì, voi venite dal Belgio, e la situazione è critica anche da quelle parti? Sì, da noi è come qua, no, uguale. È peggio qui, Qui è peggio, sono meno... Sì, tutte queste che vengono, adesso, ognuno c'ha il cuore per aiutare, ma sono troppo. Speriamo adesso, io dico che col tempo, se c'è qualcuno che ci aiuta, tutti... c'è Letta, adesso c'è quello e quello. Se i ministri capiscono, si può, ma i ministri, guarda, anche quando non lavorano sono pagati. Tu non lavori, non puoi neanche mangiare. La ripresa economica, a detta di molti esperti, non inciderebbe in ogni caso con l'occupazione, quindi non vorrà dire automaticamente crescita lavorativa, quantomeno non in tempi brevi. Occhio maggiormente critico incentrato al Sud Italia, come da trend costante negli ultimi anni. Tra il 2008 e il 2012 persi oltre 301.000 posti di lavoro solo nel meridione, a fronte dei 505.000 in tutta Italia, quindi più della metà secondo dati Istat, con dati che penalizzano su tutte le fasce che fanno riferimento a giovani e donne.